Buongiorno cercatori d'oro. Io sono Matteo Berto, alcuni di voi già mi conoscono come un cercatore d'oro e di gemme attivo principalmente in Italia e oggi siamo a visitare un sito minerario in Val d'Aosta, in particolare in Val d'Ayas. Infatti oggi andremo a esplorare il percorso guidato delle miniere di Bechas e soprattutto andremo a osservare tutti i vari resti dei principali filoni che hanno coltivato nel passato in quest'area. Ricordatevi che in questa località non è permessa la raccolta di minerali, quindi anche voi, in caso in cui veniste a visitare questo complesso minerario, potreste osservare le bellezze della natura, paesaggistiche e soprattutto che cosa in passato hanno estratto, il quale secondo me è molto interessante, però non è consentita la ricerca e soprattutto non è consentita la raccolta. Quindi oggi ci arricchiremo principalmente dal punto di vista culturale e soprattutto scientifico, anche perché questo anello dal punto di vista turistico è tappezzato di pannelli che spiegano appunto che cosa si può osservare. L'attività mineraria in questa zona ha inizio già nel passato. Soprattutto interessanti sono le mineralizzazioni ad oro nativo. Inoltre, nel bene si trovano dei solfuri composti da ferro, rame, piombo e zinco. Quindi, sostanzialmente, si parla di pirite aurifera, tetraidrite, galena, calcopirite, pirottina e sfalerite. Pensate che questi filoni proseguono in profondità anche per un chilometro e mezzo, con uno spessore variabile, ma tendenzialmente approssimabile intorno ai 2 metri, secondo sempre questo pannello illustrativo. L'obiettivo della ricerca e della prospezione era l'oro nativo, questo si trovava sia sotto forma di lamella, come descritto all'interno dei solfuri, ma in ogni caso in questo video voglio andare a parlare a un punto di vista più divulgativo. Comunque a queste miniere non si estraeva solo l'oro, si estraevano anche altri minerali dal punto di vista economico, la cui concentrazione era importante, in particolare si parlava di piombo e di rame, sempre presente all'interno di questi solfuri. Adesso procediamo nel nostro percorso, andiamo a vedere altre porzioni di questo distretto minerario. Sono molto soddisfatto in quanto si riesce addirittura a osservare ancora i vari imbocchi minerari, quali sono stati ostruiti, e soprattutto, devo dire la verità, mi è molto piaciuto che hanno messo dei pannelli illustrativi semplici, al contempo molto caratteristici, ma soprattutto tutte le aree potenzialmente pericolose sono delimitate e messe in sicurezza. I filoni venivano trovati affioranti lungo questa collina, questo versante. Venivano assaggiati nelle località in cui affioravano e in caso in cui producessero dei valori interessanti dal punto di vista aurifero piuttosto che altri minerali come rame e piombo, ecco che la coltivazione aveva inizio. Prima di tutto i lavori iniziavano dalla superficie e via via procedevano verso la profondità. A una certa profondità e soprattutto in questo contesto in cui le vene proseguivano sempre più in basso, era difficile la coltivazione. E nel caso in cui vi fossero, ad esempio, delle precipitazioni importanti, ecco che lo scavo si allagava. Era quindi necessario fare delle altre gallerie che andassero a intercettare i filoni per coltivarli e soprattutto per permettere uno sfruttamento più vantaggioso. Questi sono chiamati traverso banchi. E questo è l'ingresso del traverso banco Bechas, uno dei traverso banchi di questo complesso minerario più antichi, addirittura del 1756. Questi sono tutti frammenti delle vene potenzialmente aurifere che ancora sono rimaste in situ. Vorrei farvene vedere alcuni per farvi comprendere al meglio
cosa avevano a che fare i minatori in questo contesto. Logicamente i materiali che trovate qua in sito sono materiali di risulta dalle vene. I materiali più ricchi sono stati macinati e portati a valle. Su base anche al periodo storico, poi ci sono stati processi diversi di classificazione e anche successivamente di estrazione. Questo è un tipico esempio di trincea dove hanno eseguito all'inizio dei sondaggi, degli assaggi e poi hanno seguito in profondità la vena seguendo il minerale più prezioso. Adesso, come vedete, vi è dell'acqua all'interno e poi via via anche dei rifiuti vario genere. E quindi, come vi dicevo prima, nel traverso banco nella spiegazione, questo invece è il contesto superficiale dove si andava a escavare la vena secondo una trincea. Via via che si procedeva in profondità, questo diventava sempre più difficile e addirittura impossibile, tanto che era richiesto un traverso banco per seguire di nuovo la vena ancora più in profondità. E di fianco alla trincea di nuovo vediamo tantissimi materiali di risulta della cosiddetta discarica mineraria, cioè tutti quei materiali che non sono stati trasportati a valle e che invece sono stati scartati qua a fianco una volta che sono stati cerniti. Cioè quelli più poveri del minerale ritenuto prezioso sono stati semplicemente accantonati a fianco alla località di scavo. Voglio parlarvi di come probabilmente hanno trovato questi filoni mineralizzati affioranti nel passato. La porzione di vena tendenzialmente mineralizzata, nel momento in cui presentasse dei solfuri, questi probabilmente erano molto alterati di un colore rosso molto molto intenso. Queste zone si chiamano brucioni e sono località tendenzialmente primariamente interessata dai primi scavi sotto forma, in questo caso specifico, di trincea. Qui in sostanza si parla di una vera e propria fessura escavata all'interno del fianco della montagna. Quindi, partendo dalla superficie, i minatori avevano intravisto l'affioramento delle principali vene. Via via la coltivazione ha interessato comunque delle località più profonde, fino a un certo punto in cui è stato conveniente arrivare a queste vene, in questo filone, attraverso un traverso banco, cioè una galleria di collegamento, dalla quale si è poi riusciti ancora a eseguire degli scavi più in profondità. Pensate che gli orizzonti auriferi più ricchi, addirittura la concentrazione si attestava a circa 80 grammi a tonnellata. Calcolate che l'oro, circa dal punto di vista, nel caso in cui fosse puro, si vende circa 50 euro al grammo. È una cifra che al momento attuale, il mercato attuale, sarebbe molto conveniente. Poniamo il caso di avere a che fare con una vena simile e di conseguenza la maggior parte del minerale presente interno sia quarzo. Il quarzo ha una densità pari a 2,6 grammi centimetro cubo e di conseguenza, quando si parla di metro cubo, 2,6 tonnellate. All'interno di questa vena ricca in quarzo ci sono delle porzioni più ricche in solfuri. Attestiamo quindi un metro cubo a circa 3 tonnellate. Il tabellone ci dice che nelle porzioni più ricche c'erano fino a 80 grammi d'oro a tonnellata, 80, 160, 240 grammi di un metro cubo d'oro. Al prezzo attuale dell'oro, che sta a circa 50 euro al grammo, capite che facendo due calcoli si attesta a circa 12.000 euro ogni metro cubo di vena estratta nelle porzioni più arricchite. Sicuramente un risultato molto molto interessante, molto molto promettente, ma questa è l'eccezione. Nella media questi filoni fornivano circa 7 grammi d'oro a tonnellata e quindi ogni metro cubo circa una ventina. Di conseguenza, capite, 50 per 20 circa 1000 euro in valore all'interno d'oro, dal quale ovviamente bisognava poi e bisognerebbe ancora togliere tutti i vari costi per l'estrazione, il trasporto, macinazione, i processi chimici correlati. Comunque quello che voglio farvi presente è che in questo contesto di oro ce n'era veramente tanto e sicuramente ce ne sarebbe anche ancora. Ed è proprio qui che voglio arrivare, in quanto al momento attuale l'umore medio di questo settore della ricerca di minerali è improntato lato collezionistico, ma soprattutto al lato di valorizzazione dal punto di vista divulgativa e scientifica. Del resto quello che io faccio su questo canale è farvi
farvi vivere le mie avventure che tendenzialmente si applicano nella raccolta e collezionismo di minerali, ma in questi contesti in cui questa pratica è vietata, comunque è eccezionale vivere dei momenti assieme per ripercorrere alcune tappe fondamentali nell'estrazione in questo contesto dell'oro in questo sito minerario. Ed è proprio grazie alla presenza di questo parco che ciò è possibile, e di conseguenza è veramente interessante avere l'opportunità di visitare un sito a tal punto dal punto di vista di interesse minerario elevatissimo, e sicuramente anche il percorso che hanno eseguito, a mio parere, è veramente ottimale e alla portata di tutti. Nel caso in cui avesse delle domande, dubbi per la possibilità di andare qua sotto a scriverlo nei commenti, e noi ci vediamo alla prossima avventura, qui dalla Valle d'Aosta, in particolare dalla Val d'Ayas, chiudo. Ciao ragazzi!